Sono state 3 settimane belle toste, ragazze, eccomi qua. Flebo su flebo su flebo, prelievi, vene non trovate, rientri, ritorni, prelievi di nuovo, flebo su flebo su flebo, terapie, attese, prelievi, ansie, preoccupazioni, insomma. Avere a che fare con queste malattie non è certo una passeggiata, comunque siamo ancora qui, anche stavolta. Aridangete. E bonjour, buongiorno amiche. Allora, riproviamo, riprovo. Ho deciso stamattina di riprovare, sperando che mi porti meglio dell'ultima volta che avevo cominciato a riprendere, poi non ho ripreso più per una settimana. Però, no, non voglio pensare così, voglio pensare sempre positivo. Stamattina mi vedete molto molto scialla, ho messo la tuta presa su Shein, questa volta vi ho messo LOL su Instagram, boh, perché mandava così. Comunque bellissima questa tuta, devo dire, per le temperature calabresi un po' calda, però bella, è comoda. Francesco è sceso a prendere caffè e cornetto e io sono fuori ad aspettarlo. Tra l'altro stamattina pensavo che uomo che è Francesco, cioè veramente si prodiga per tutti, questa settimana ha il pienone di impegni, per me, per suo figlio, si prodiga veramente per tutti, c'è cioè, sempre per tutti, sa fare tutto, veramente un uomo speciale. Ora quando si scherza, ma se non si scherza, la verità è questa. È un uomo con quattro paia di palle, veramente. Stava facendo colazione, non lo vedo. Poi stamattina mi prendeva in giro, mi diceva che voleva fermarsi in questo bar perché c'è una signorina. Una signorina carina. E io sto cercando di guardarla, sta signorina, ma non la vedo. Ah sì, l'ho vista adesso. Comunque, ragazze, che dire, stiamo andando in ospedale, ovviamente, vediamo un po', non so niente oggi, oggi è proprio col punto interrogativo sulla testa, sto andando con un punto interrogativo grande quanto tutta la Calabria, perché non so, cosa farò. Sicuramente farò il prelievo appena arrivo, quindi mi vado a fare un altro livido stamattina, ragazze, sono piena, piena, piena di lividi. Sulle braccia, sulle gambe, che vodka fa? Francesco si attarda. E quindi stamattina me ne vado a fare un altro per apparare. Siccome ce ne avevo un po' troppi da un braccio, mi vado a fare sull'altro braccio. E queste, ragazze, quindi non lo so come andrà. Speriamo bene perché. Però comunque sia, a prescindere da tutto, ho deciso appunto di registrare e di tenere compagnia a voi con le mie disavventure e fare in modo che voi teniate compagnia a me. Pensavo che era qualcuno che apriva la porta perché non ti ho visto. Dove sei uscito? Mi sono teletrasportato E dopo il allora sta caffè. signorina l'ho vista. Come mai hai abbassato gli standard? Hai abbassato gli standard, come mai? Passare da me? Con tutto il rispetto. Sì, ma tu avevi visto una signora, non hai visto Ah, un'altra. l'altra, vabbè. Fra, Dove ti porto? ce l'abbiamo fatta anche stavolta, eh?
Certo. Più io che tu. Grazie. Grazie. Più io che tu, Certo. Eccoci qua, ragazze, anche oggi è fatta. Allora, fatta anche oggi, ragazze. Io ero andata convinta, come avete visto prima, all'inizio del video, ero andata convinta di non dover fare la terapia, che fosse una visita un po' conclusiva e riepilogativa delle puntate precedenti, invece in realtà mi hanno reclutato e quindi mi sono fatta un'altra bella flebo molto 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 potente, di queste belle potenti. Alzi un po' il finestrino, per favore. Infatti ho anche oggi un pochino di nausea e mal di testa. Diciamo che penso che l'altra volta sono stata male poi perché, diciamo, avevo accumulato giorno dopo giorno, quindi alla fine l'ultimo giorno sono esplosa, secondo me, ho fatto questa interpretazione, mentre oggi sì, ho un senso di malessere. Avevi i valori a terra, sballati. Sì, avevo i valori a terra, sì, vabbè. Ora, grazie a Dio oggi non è stato necessario riprogrammare altre terapie, ma mi ha dato l'appuntamento normale, insomma, come facevo prima, tra 2 mesi più o meno. E meno male, ringraziamo a Dio. Perché sì, ragazzi, ringraziamo a Dio. Tra l'altro stamattina, per trovarmi la vena, vi ho messo qualche foto su Instagram, così per condividere, per passare un po' il tempo, insomma. Ma per trovarmi la vena, ragazze, mi hanno massacrato. Tra l'altro mi hanno messo l'ago dentro. Infatti mi fa male. Mi hanno messo l'ago dentro la carne, ma non c'era la vena, quindi poi sangue non usciva. E lei mi diceva: ma non avete sangue? Ma guardate, ragazzi, che situazioni. Ora vi faccio vedere che bel livido che ho, se riesco a togliere questo. Ai, non riesco. Non capire, ne esce sangue qua, zampillano sangue. Non zampillano, che dove zambullare. Ai, guardate qua, ragazzi, che mi hanno fatto. Ah, povera Carmen. Comunque, ho fatto anche un'altra visita che era molto importante, che rimandavo da tempo, e poi alla fine me l'hanno fatta qui in ospedale. Tutto a posto. Controlliamo gli organi, insomma, volta per volta, oggi un organo, domani un altro, poi dobbiamo controllare un altro ancora, per vedere se sono compromessi oppure no. Quello di oggi, ragazze, non era compromesso. Bene, è sempre un motivo per ringraziare Dio. E poi, siccome Francesco ha fame dalle 9 che invece ho fame, gli avevo detto: se mi sento ci fermerò al McDonald's. Siccome mi senticchio, ecco, mi sono fermata insieme a lui, così gli ho fatto compagnia, anche perché lui domani deve fare un'altra trasferta, poverino. Mi dispiace che non mi sento, perché il giorno dopo, quando faccio la flebo, poi il giorno dopo sto sempre male, ecco, quando faccio questa flebo. L'altra volta sono stata malissimo tutto il giorno a letto, quindi non mi avventuro a essere solo un peso, ecco. Altrimenti lo vorrei accompagnare, ma se poi sto male o mi sento come mi sono sentita l'altra volta, sono solo un peso per lui, quindi no, me ne sto a casa, perché lui deve andare a fare la pre-ospedalizzazione per un intervento che deve fare suo figlio. Non scendiamo più nei particolari, perché sono cose sue, cose del figlio, dove ci sono altre persone di mezzo, quindi comunque, quindi lui, poverino, domani deve andare in un altro ospedale, nell'altra giornata ospedaliera. Io invece me ne sto a casa, cerco di fare quello che posso, e questo è quanto, e questa è la mia vita. Stamattina, ragazze, davanti alla porta dell'ospedale mi è venuta una cosa, cioè un pensiero in testa, e mi sono detta: ma che cazzo devo condividere io? Perché mi trovavo di nuovo di fronte all'ennesima porta d'ospedale a fare di nuovo terapie e cose. E quindi mi sono detta: ma che cazzo devo condividere? Ho pensato che invece devo condividere leggerezza, devo condividere la mia vita, e
devo condividere cose leggere perché, ragazze, stamattina, mentre io mi sentivo scorata in un momento di scoramento, di stanchezza, mi sono presa il mio telefonino, mi sono guardata i miei bei video, le storie su Instagram, le storie su Instagram, ora di questa, ora di quella, che mostravano i rossetti, che mostrava la nuova collezione di Kiko, eccetera, eccetera, e mi sono un po'. Insomma, mi sono tirata un po' su, quindi viva, viva, viva la frivolezza, sempre, sempre, sempre e comunque. E ora pomeriggio forse, se riesco, devo vedere quanti soldi ho sul conto, ragazze, perché in questo periodo ne abbiamo spesi talmente tanti a destra e manca per spese mediche, questo e quest'altro, che non lo so, a dire la verità, però se riesco mi vorrei prendere una cazzatella proprio come premio per questo periodo che ho passato, sto passando, ho sempre paura di parlare al passato, ragazze, ho il terrore, mi è venuta questa cosa, ho paura di parlare al passato, comunque un piccolo premio me lo voglio prendere lo stesso. Stamattina, così, e il giorno dopo, io sono KO ovviamente, ma comunque ringrazio Dio, ragazze, perché sono a casa. Vabbè, il giorno dopo, quella flebo, sono sempre KO. In più stamattina ho fatto il mio farmaco biologico. Eccolo qua, oggi fai da te. Però anche un sacco di cose belle cominciano ad arrivare. I calendari dell'avvento e ho un sacco di cose da mostrarvi. San Martino, zeppole e vino. Eccoci qua sulla strada. Sì, no, perché non lo metto qua, ma non lo so, eccolo qua. Cielo bellissimo. Autunno ancora non pervenuto, almeno fino adesso, qui in Calabria fino a quest'ora di domenica mattina. Noi stiamo andando dai cinesi perché Francesco è venuto un qualche guscio, non so cosa vuole andare a comprare, non ho capito che vuole fare, ma io lo assecondo e poi devo tornare in fretta e furia a preparare le lasagnuole. Yes. Sono qua la luce. Come al solito lo perdo. Dove vai, Fra? Ah. Queste le voglio prendere perché siamo senza. Buongiorno, principesse. Insomma, siamo a un paio di giorni dopo, se non più. 3 giorni dopo. In questi ultimi 3 giorni, ragazze, non ho avuto proprio voglia di condividere, ma proprio avevo una. Volevo stare con me stessa, tra me e me, godermi le mie cose, i miei ritmi, la mia lentezza quotidiana. Non avevo voglia di imbellettarmi, non avevo voglia di fare nulla e quindi non l'ho fatto. Non mi va di fare cose tanto per mettervi dei contenuti, tanto perché devo fare il video, tanto perché devo fare visualizzazioni. No, non mi va. Mi piace fare le cose quando ho voglia, quando ho effettivamente qualcosa da condividere. Però, ragazze, volevo finire questo video così provo a rispettare la programmazione settimanale, cosa che ovviamente per ovvie ragioni in quest'ultimo periodo non ho fatto. Ho fatto però delle storie su Instagram per darvi segno della mia esistenza. Chi mi segue su Instagram sa infatti che ieri sono uscita, insomma, avevo un po' di cose da fare, tra cui prendere i nuovi occhiali, o meglio, cambiare le lenti agli occhiali. Ragazze, un salasso, non si possono cambiare lenti, non si possono cambiare occhiali. Una cosa veramente indicibile, per cui, come vi ho detto su Instagram, oggi sono. Aspettate che tolgo questi micetti qua da dietro che mi dà fastidio.
Quindi, come vi ho detto su Instagram ieri, sono più vedente ma meno abbiente. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere qualcosina. Qualcosa ho preso, qualcosa mi hanno mandato le aziende. Poi, a mano a mano che vi farò i contenuti, capirete quale è quale. Comunque, ve li voglio mostrare così, se casomai avete un interesse particolare in una di queste cose. Potete chiedermi e io mi ci soffermerò di più. Elizabeth Arden, questa crema super famosa, super 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 in voga molti anni fa. Ora io non so se voi la conoscete, se l'avete mai usata. Io volevo una crema perché ho finito quella di CeraVe e volevo qualcosa per idratare bene il corpo, quindi ho scelto lei, questa qui. Arte verde e miele, insomma, ha un buon profumo, è un pochino più estivo piuttosto che autunnale, però a me interessa che abbia una buona resa e ho visto ottime recensioni. Tra l'altro, scusate la mia capigliatura, ho raccolto i capelli perché devo fare lo shampoo pomeriggio e quindi nel frattempo li tengo così. Poi vari campioncini da provare. Questa cos'è? Devo leggere, quindi mettiamo qui una crema viso di Bioderma, un profumo per Francesco, adesso glielo do. E poi su Douglas ho preso due cosette e mi hanno mandato, ragazze, come omaggio una full size. Douglas ultimamente da belle soddisfazioni, questo qui che è un siero per le sopracciglia, specifico per le sopracciglia, per aiutare all'infoltimento delle stesse. Poi vedremo un po' com'è e vi farò sapere. Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo questo siero bifasico del brand d'Alba, che io non conoscevo, con tartufo al suo interno, quindi elemento principale è il tartufo. Pare sia miracoloso, illuminante, idratante, antirughe, antietà, insomma di tutto di più. Adesso vedremo questo qui, molto bello anche il packaging, vedete? Questo qui, di questo vi faccio un reel perché l'ho semplicemente spruzzato su una parte del viso e ha un effetto illuminante bellissimo. Secondo me è da prendere in considerazione perché è ottimo. Poi è vegano, insomma, poi ve ne parlerò più nello specifico in un reel. E poi, ragazze, ho preso lui, questo l'ho preso in offerta su Amazon, l'ho trovato e quindi l'ho preso. Vi devo dire che lo sto già utilizzando, ma non mi piace l'odore, è un po' troppo forte. Non mi piace, mi disgusta, veramente molto 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 forte. Comunque è un siero che pare essere miracoloso per la densità dei capelli. Ero molto indecisa tra questo e quello di The Ordinary, che costa meno, però guardando varie recensioni, ascoltando qualcuno tra voi, confrontandomi, ho valutato che questo potesse essere il migliore per me, ma l'odore non mi piace, è veramente molto molto forte. Costa un botto, quindi lo userò, anche se non mi piace l'odore, ovviamente. E comunque vi farò sapere. Vi farò sapere, insomma, vediamo un po' come si mettono le cose. Queste spugnette carinissime, nere, le volevo nere, quindi le ho scelte nere. Sono tre di varie grandezze, grandissima, media e piccola. A proposito, ci saranno grandi novità per quanto riguarda la mia postazione make-up, vedrete. La riorganizzerò tutta e magari facciamo un video insieme. La voglio riorganizzare totalmente, modificare. Ho preso delle cosette carinissime, quindi poi vedrete. E poi, ragazzi, andiamo agli ultimi tre prodotti di make-up. Eccoli qua. Allora, questo correttore, perché sto finendo, ho finito un po' di correttori, quindi avevo bisogno, e ho preso questo qua di Neve Cosmetics, mi pare si chiami, non vedo niente, ragazze, ristretto nella tonalità medium, light medium, questa qui. È piccolino in realtà, però meglio. Se mi seguite, sapete, lo dico da sempre, io preferisco le taglie un pochino più piccole, non quelle taglie grandissime, perché secondo me sono più facili da smaltire e non vanno a male, ecco, i prodotti. Quindi poi questo che va messo nella zona del contorno occhio, io sono molto 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 attenta ultimamente a questa cosa e
Vediamo, lo voglio provare. E poi ho preso questo, ragazzi, l'ho visto nel video di Fabiana, un video a me espressamente dedicato, in cui lei usava questo e mi ha subito colpito e l'ho voluto prendere. Ed è un ombretto di MAC per fare l'ombreggiatura qua sull'occhio, bellissimo, un color caffè latte, il color caffè latte, questo qui, proprio un color caffè latte, bellissimo per fare l'ombreggiatura. E io adesso, Omega, si chiama Omega, è bellissimo, tra l'altro, lo voglio provare, poi nei prossimi get ready faremo qualcosa insieme. E poi, invece, la mia amica mi ha regalato questo rossetto di Overskin, Overskin numero B, non lo so, non lo so, questo qui, perché mi ha detto che secondo lei era il colore giusto per me e quindi me l'ha regalato. Vi farò sapere, ma avete chiesto un sacco di info riguardo lui, perché ho messo una storia su Instagram, e quindi questo, insomma, lo testeremo. Pare che siano molto confortevoli sulle labbra. Io Overskin la ritengo una linea molto sopravvalutata, dietro cui c'è un grande lavoro di marketing, e come sempre il lavoro di marketing attecchisce, sì, perché diciamo che noi siamo un po' come delle allodole, noi donne, e quindi quando ci sono degli specchietti siamo attratti, ecco. Ma vedremo. Alcuni prodotti testati di questo brand non mi hanno assolutamente sconvolto, anzi non è un brand a cui penso quando devo comprare qualcosa, però vedremo un po' questo come sarà. L'anno scorso, vi ricordate, avevo preso il calendario dell'avvento proprio per provare qualcosina di questo brand, e su tutti quei prodotti diciamo che me ne sono piaciuti al massimo 3-4, quindi ho detto tutto. E questo è quanto, ragazze, mentre il Grinch si avventura e si appropinqua da queste parti, io adesso mi attivo e mi fa ombra da questa parte, adesso, ecco. Adesso, ragazze, io mi attivo e devo fare un sacco di cose, perché oggi per me è domenica e, insomma, ho invitato mio fratello perché da tempo che non lo vedo, e quindi devo attivarmi per fare un sacco di cose. Però ci tenevo a chiudere questo vlog, questo video, e anche a mostrarvi queste cose, così le metto in uso, come vi dico sempre. Adesso mi attivo perché altrimenti poi si fa tardi con voi. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, like, commento e condivisione del video se volete aiutarmi a tenere su questo canale. Ciao.